Oggi facciamo una focaccia senza impasto a lievitazione mista con farina macinata a pietra. Questa è una focaccia alta da tagliare e farcire con mortadella e provolone. In 320 ml di acqua sciolgo 4 g di lievito di birra e metto un po' di licoli rinfrescato 2 giorni fa e mescolo con un cucchiaio. Aggiungo un pizzico di zucchero e continuo a mescolare. Aggiungo 400 g di farina macinata a pietra e mescolo sempre con il cucchiaio. Non devono esserci grumi. Aggiungo 2 cucchiaini di sale e un giro di olio e mescolo ancora con il cucchiaio. Ecco qui, non c'è nessun impasto, è pronta così. Mettete un filo d'olio ai bordi della ciotola e coprite. Con questo olio sarà più facile fare le pieghe in ciotola. Coprite con pellicola e ogni mezz'ora o ogni ora o quando vi ricordate fate delle pieghe semplicissime in ciotola. Dopo 5-6 ore, ecco qui l'impasto è lievitato, ha preso struttura grazie alle pieghe. È stupenda, è piena di bolle e la stendiamo in una teglia in ferro con le mani unte di olio. Fate riposare la focaccia un'altra mezz'ora nella teglia e poi potete farcire a vostro gusto. Io alla base metto prima il sale, poi l'origano, la polpa di pomodoro, olive, olio, ancora origano e sale. Vado a cuocere la focaccia a 200 gradi ventilato per 15-20 minuti fino a doratura. Eccola qui, è morbidissima e pronta per essere tagliata e farcita. La farina macinata a pietra e la lievitazione mista hanno fatto il loro lavoro. Iscriviti al mio canale se anche questa ricetta ti è piaciuta. Ciao!